questa è davvero bella, mi sono distratto un attimo e ho perso il sentiero principale. In 5 minuti dalla deviazione, lì dove c'è quel cartello, si raggiunge la vetta del Terminillo. Come avevo detto all'inizio della puntata, con un po' di incertezza, comunque 2216 metri, cioè qui una targa che lo indica. Poi qualcuno dice che la vera vetta del Terminillo sta da quella parte con un metro più alto. Guardate quella piccola colla lì, potrebbe essere la vetta numero 2. La situazione della luce, come potete vedere, è questa qui. Da quella parte verso il tramonto si sta offuscando tutto con non tanto delle nuvole quanto una coltre di foschia e di umidità, e non ci saranno sicuramente perturbazioni, piogge o altro, però la luce, il tramonto non sarà di quelli epici. Già lo so, insomma, un po' di esperienza ormai in fatto di tramonti me la sono fatta, per cui credo mi fermerò un po' qui a fare una piccola merenda, magari qualche scatto di documentazione, e poi riprenderò la via per tornare alla macchina, che infatti scende da questa parte. E proprio da questa parte, qualche metro più in giù, c'è quel canalino che mi aspettavo di salire all'andata. Lo farò al ritorno in discesa. Di là invece, dietro le mie spalle, c'è la cresta Sassetelli, che ho percorso due o tre volte, di cui una volta anche con la neve. Vi lascio qui sopra il video per vostra curiosità. Il sentiero percorre tutta la cresta, guardate, si vede perfettamente, fino ad arrivare in fondo alla cresta del Terminillo, alla cresta Sassetelli, e poi per tornare alla macchina bisognerebbe passare in mezzo a questi circhi glaciali qui, le pareti nord del Terminillo. Però non è il programma che seguirò questa sera, perché come dicevo il tramonto non sarà niente di speciale, per cui sarà meglio trovarsi in direzione della macchina quanto prima, perché non vorrei, ecco, trovarmi magari con un po' di nebbia o magari un po' di umidità. Ma se il video vi sta piacendo, vi chiedo a questo punto di lasciare un like e magari anche un commento, e perché no iscriversi al canale per non perdere i prossimi video. Io scatterò qualche fotografia e noi ci vediamo lungo la via della discesa. Come immaginavo, un po' di nebbia sta salendo dalla valle, da quella parte lì, dalla cresta Sassetelli, sta scavallando la cresta che conduce a Rinaldi e scende da questa parte. Niente di preoccupante, perché la nebbia, come passa il crinale, si dissolve. Evidentemente c'è una differenza di temperature e condizioni atmosferiche. Non saprei spiegare bene il fenomeno, però è così. Guardate, si vede anche a occhio nudo qui dalla videocamera come la nebbia passa da questa parte, si dissolve. E il sentiero per tornare alla macchina dalla vetta del Terminillo scende su uno zig zag qui
di brecciolino ed è abbastanza delicato, per cui la decisione di lasciare la vetta prima del tramonto è sicuramente stata una decisione saggia, perché insomma con questa nebbia e magari una bassa visibilità questo sarebbe stato davvero un pezzetto abbastanza critico, e quindi non rimane altro che scendere lì quel canalino che ho saltato all'inizio e tornare verso la sella di Leonessa. Poi il sentiero sarà piuttosto tranquillo. Prima di ricominciare il cammino però vorrei ricordarvi che ho aperto una pagina su Buy Me a Coffee, quindi chi volesse sostenere attivamente il mio canale può farlo. Vi lascio tutte le indicazioni sotto la descrizione a questo video. Ci vediamo lungo la discesa. E di sicuro questo genere di cose sono più divertenti, molto più divertenti in salita. Quello del canalino che ho adesso percorso in discesa e onestamente è un po' scivoloso, niente di che. Però in salita sicuramente è più divertente, perché bisogna mettere le mani sulla roccia, c'è cioè qualche passaggio divertente. Sembra quasi di fare una mini arrampicata, di essere, per un po' possiamo sognare di essere degli alpinisti in un ambiente più severo. Però siamo sul Monte Terminillo, che nasconde qualche passaggio più delicato, però è una montagna abbastanza tranquilla qui sui Monti Reatini. E percorrendo questo sentiero in discesa mi chiedevo quale fosse il punto che ho mancato prima, poco fa nel pomeriggio mentre salivo, e ho individuato il sentiero, la variante, ed è proprio questa che corre qui sotto, praticamente passa in mezzo a quelle roccette lì, scavalla su quella cresta e poi raggiunge la vetta del Terminillo da sotto, come avete visto nel video. E per chi volesse seguirla potrebbe essere una traccia alternativa, e magari se non ve la sentite di passare questo canalino in salita potete seguire questa traccia che ho fatto io. La sto registrando con il GPS, per cui ve la lascio disponibile sotto nella descrizione al video. Io a questo punto mi rincammino di qua e cerco di raggiungere la sella di Leonessa il prima possibile. Vediamo, perché insomma da quella parte c'è un po' di nebbia, però si sta diradando. Comunque sarà meglio iniziare a scendere.
E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Mi trovo sul balcone che si affaccia sulle pareti est del Terminillo. In questo momento il cielo insomma si è pulito dalle nuvole, non c'è più la foschia, cioè non c'è più la nebbia, però c'è molta foschia, ovvero c'è molta umidità nell'atmosfera. Non è freddo, la temperatura è ancora gradevole, però purtroppo la fotografia in questi casi è davvero difficile. Cercherò comunque di fotografare qualche cosa da quella parte, verso il Gran Sasso. Guardate, in fondo all'orizzonte c'è il Gran Sasso, il Corno Grande si vede perfettamente, e dietro la cresta del Monte Elefante, Valloni, poi Brecciaro e il ritornello in fondo. Quella cresta lì l'ho percorsa qualche anno fa con Piccozza e Rampugni e fu davvero un'avventura incredibile. Ma in ogni caso ogni avventura in montagna è sempre bella e nasconde un qualche cosa di speciale. Oggi per esempio ho incontrato un amico che non vedevo da tanto tempo, Matteo, e lo saluto. Lui sta andando verso la vetta del Terminillo, poi scenderà, farà un giro più lungo. Io mi sono concentrato un po' di più sull'aspetto fotografico, lui sull'aspetto escursionistico. A questo punto non mi rimane altro che ripercorrere il sentiero che ho fatto l'andata. Qui si scende ancora per un po' ripidamente e poi si intercetta il sentiero che taglia a mezza costa le pareti qui del Terminillo e raggiunge la macchina che sta parcheggiata circa 150 metri più in basso alla sella di Leonessa. Ma prima di iniziare a scendere però vorrei ringraziarvi per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi accompagnato sulla cima del Monte Terminillo. Era un po' che non tornavo e sicuramente è stata una piacevole escursione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere poi i prossimi video fotografici ed escursionistici. Mettete un like e lasciatemi un commento. Qui dal Terminillo, da queste bellissime creste, per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!